cosa tutti, siccome non c'è colpa di Andrea, ma perché siamo comunque noi arrivati un po' lunghi, anche se rispettare i tempi che ci siamo dati con la sala, andremo un po' veloci, non avevo intenzione di accendere la macchina e di fare qualcosa, ma intanto vi racconto e poi comunque se voi andate su YouTube e scrivete rap rap, vengono fuori decine di migliaia di filmati di gente che sta stampando, quindi siete voi del lato della curiosità. Parliamo di stampanti in 3D e del progetto rap rap in particolare. Prima di tutto, diciamo per chi magari non ha idea di quello che di cui stiamo parlando, è una stampante 3D. Questa è una stampante 1D, che è la scrivente del telegrafo. Produce strisce di carta e stampa lungo una dimensione. Questa è una stampante 2D, stampa su due dimensioni, su una superficie e produce le nostre fotografie e i nostri documenti. Queste sono stampanti 2D. Stampano in tre dimensioni su un volume e producono oggetti tridimensionali. Che cosa si fa con queste macchine? L'uso prevalente, almeno fino a poco tempo fa, era la occupazione, la progettazione industriale, eccetera. Ma oggi si fa anche stampa 3D per divertimento, per produrre oggetti d'arte, piccolo artigianato, oggetti personalizzati e anche oggetti di piccola utilità. Ecco, vediamo brevemente come funziona. Magari sappiamo le varie tipologie di macchine esistenti sul mercato e ci focalizziamo sull'ultima, sulle macchine che funzionano per deposizione di materiale fuso su un piano, cosiddetta FDM. Cos'è l'FDM? Lo sappiamo tutti. Questo è un procedimento di deposizione di materiale fuso da collacciato su una superficie. Bene, le macchine come questa funzionano esattamente con questo principio. Abbiamo un materiale che di solito è sotto forma di filamento, entra in una canna dove viene fuso, c'è un gel che lo deposita su una superficie, produce uno strato del nostro oggetto che stiamo stampando e via via il processo si realizza n strati, dove l'altezza dello strato è una grandezza che possiamo anche personalizzare. In questo schema vediamo che è un po' più complesso di come lo sto raccontando, perché abbiamo due filamenti, perché per oggetti complessi esistono macchine che hanno, per esempio per superficie a spazio, hanno anche un'entrata per del materiale di supporto che serve appunto a sostenere gli strati che sopra hanno uno strato su cui appoggiarsi, il materiale di supporto poi viene lavato via perché è stato solubile poi in acqua con solventi e rimane quindi il progetto come lo vogliamo. Bene, quanto costa tutto questo che presento? Questa è l'ultima stampante 3D che io ho visto uscire sul mercato di qualche mese fa. Si propone anche come stampante da scrivania perché è molto compatta, molto piccola, e assomiglia molto alle stampante che abbiamo nelle nostre scrivanie. Quella a destra è appunto la canna di lavaggio dell'oggetto a destra, dove viene lavato il materiale di supporto, e a sinistra sono le cartucce. E queste qui costano $100. Quest'altro è un modello che va molto sul mercato, destinato ai piccoli e medie aziende che fanno appunto produzione, abilità, eccetera. È un po' più caro, sta come un'utilitaria di media lingua. Qui andiamo su di prezzo, siamo a livello di macchine di lusso, eccetera. Quindi, in conclusione, queste macchine sono adatte per gli ambienti che vediamo a sinistra, dei laboratori di ricerca e sviluppo delle grandi aziende, eccetera, eccetera, anche magari aziende che fanno come servizio la coltivazione rapida e la realizzazione di oggetti con queste tecnologie, ma non certo per le scrivanie di casa nostra. Che si fa? Ci ho pensato quest'uomo, Adrian Bauer, lavora all'Università di Bath in Inghilterra e ha pensato di inventarsi un sistema, pubblicato un bel giorno del credo 2007 un documento su Stuxforge dove dichiarava di voler
progettare una stampante che si chiamasse Repra, dove Repra sta per Replicating Rapid Prototyping, cioè voleva fare una stampante che fosse in grado di realizzare la stampante e di replicare se stessa. Questa era una di quelle. E questa è la sua, la prima versione della sua stampante, che ha poi dire il nome Darwin, è uscita nel 2007, che era come la vogliamo, abbastanza complicata, abbastanza anche costosa e complicata da montare, per cui un perfetto stile open source, perché stiamo parlando di hardware e software completamente disponibili e consultabili e migliorabili. Nel 2009 era già diventata come vogliamo, più semplice, meno parti, meno difficoltà di montaggio. Più tardi ancora, anche grazie al lavoro di un giovane studente, allora credo ci postulato, Joseph Cruza, che ha dato anche il suo nome a questa macchina, la vediamo ancora più semplice, ancora più snella, ancora più facile da montare, meno parti, quindi più economica, e siamo al 2011, questa è la seconda versione. Questa è quella che avevo portato, si chiama Axway, è una versione diciamo ridotta di quella che abbiamo visto prima della mente, perché anche lei è ancora più semplice e quindi ancora più economica, ed è però più piccola anche come dimensione di stampa. E qui viene riprodotto diciamo l'albero genealogico della famiglia Repra. Come vediamo al 2011 giugno, questo era lo sviluppo in perfetto stile open source, che a partire dal progetto iniziale ha portato al fiorire di una serie di fork praticamente sterminati. Qui non si vede nulla, ma pochi mesi dopo eravamo in questa situazione. Facendo una zoomata magari più stretta, vediamo che anche in quest'altro magari, se voi lo andate a trovare sul wiki del progetto Repra, poi vi dirò, quest'altro è molto interessante perché è suddiviso a seconda della filosofia che è seguita per creare i movimenti dei tre assi che compongono lo spazio, per cui ci sono quelli che muovono solo la testina, ci sono quelli che muovono in una direzione il piano, in un'altra direzione la testina, eccetera. Quella che abbiamo qui, l'Axway, è quel puntino da sul fondo. Come ho detto prima, Repra è hardware open source e software open source. Queste sono le caratteristiche, le vediamo una per una senza andare a leggere adesso perché le spiegheremo. E queste stampanti sono acquistate in kit di montaggio. Questa è la scatola che è arrivata un bel giorno di maggio, credo, per posta, e tutto quello che lì era stipato dentro della scatola. Il perché viene venduta in scatola di montaggio è comprensibile. È molto più economica comprarla non assemblata, perché l'assemblaggio è un'operazione non perché sia complicata, ma comunque dispendiosa in termini di tempo, e siccome è anche divertente, io credo che sia la strada preferibile. Tempi di montaggio non saprei quantificare, perché diciamo un lavoro dedicato ai dopo cena, ai fine settimana. Un vaso di mio pezzi. Sì, diciamo di sì. Poi dipende anche da come sono scritte le istruzioni di montaggio, perché ogni diciamo azienda, diciamo così, sono aziende che le producono e vendono, hanno le proprie istruzioni, se sono più o meno dettagliate, più o meno facili. Non è un'operazione particolarmente complicata, un po' di pazienza, un po' di anche passione, perché a chi piace fare questo tipo di lavori è solo un passatempo che tende. Dicevo che eravamo le parti in plastica sono prodotte, diciamo, è la parte autoreplicante delle stampanti. Quei pezzi che vedete bianchi sono realizzati con una stampante 3D, genitore di quella lì. Quindi ogni stampante di questa famiglia può generare parti per realizzare un'altra stampante. Qui la vediamo subito. Questa qui è la Axley che ha stampato dei pezzi per un'altra Axley. Le altre parti che ingerisco, gli smanettoni delle stampanti che chiamano vitamins, sono
patate, pernice, viti, bulloni, motori, e si possono comprare o scuse, se uno non vuole comprare kit di montaggio ma vuole farsi da solo, oppure in ferramenta, nei costi di bricolage. Sono viti, bulloni e poco altro. Questa è l'elettronica, è basata su Arduino, Arduino che abbiamo visto all'inizio di questa giornata, e ne esistono, qui si legge poco, alcune varianti in perfetto stile open source, più o meno sofisticate, più o meno costose, e anche queste si trovano comunque correntemente. Arduino ne abbiamo parlato senza discutere, più di tanto. Di Arduino ci interessa semmai la parte di software, la IDE, che è utilizzata da questo progetto per modificare e caricare il firmware sul circuito integrato macchina. Questo è uno schermato del software di controllo della stampante, che è open source. Non è l'unico, ce ne sono anche altri. Questo qui è quello che va per la maggiore, anche perché è abbastanza semplice e sufficientemente completo. Quello che vedo sul sfondo è, essendo un software libero, è il sorgente di Python, di quella interfaccia grafica che vediamo. È scaricabile, pubblicato su GitHub, è scaricabile liberamente. Uno può anche scaricarlo senza aver già acquistato la macchina, semplicemente per avere un'idea di come funziona e per diciamo anche provare a umanizzare. Si prende un file tridimensionale in formato STL, che è il formato diciamo, standard per questo mondo di stampanti. Esistono le software che genera a partire da quel file tridimensionale genera il codice che poi viene dato alla macchina, viene caricato su questo software, si dà l'avvio alla stampa e la stampante parte il lavoro. Materiali di consumo. Esistono sostanzialmente due tipi di materiali, l'ABS e il PLA, acido fluorilattico. Senza stare tanto a distinguere le differenze, diciamo solamente che l'acido fluorilattico tra i due è quello che preferiamo perché è biodegradabile, compostabile addirittura, si getta nei rifiuti dell'umido, quindi non lascia fumi pericolosi, fonde a temperature più basse dell'ABS, quindi anche meno problemi a livello di stress delle varie parti. Il costo, più o meno quello che avete indicato, oscilla anche abbastanza perché esistono anche in questo campo produzioni cinesi di basso costo e anche a volte non eccessiva qualità, per cui bisogna anche un po' cercare di essere fortunati, perché esiste comunque, essendo anche materiale che viene utilizzato anche da stampanti commerciali, non esistono solo le stampanti della famiglia Repra che usano questo tipo di materiale, per cui c'è un mercato anche abbastanza vario e anche con scelta di colori, eccetera. Questo grafico che ho trovato e messo sulla home page del wiki del progetto Retra è un'indagine fatta di recente tra gli utilizzatori di stampanti tridimensionali. Alla domanda quale stampante utilizzi di preferenza, le stampanti del progetto Retra sono la maggioranza relativa di quelli che abbiamo. Questo è il wiki dove potete trovare, è un wiki sterminato praticamente, dove c'è praticamente tutto quello che si può sapere su questa famiglia di stampanti 3D. Non è limitato solo agli stampanti 3D, perché questo progetto, come potete ben capire, è sviluppabile anche in altre direzioni. Con questa filosofia si possono costruire anche macchine che fanno cose diverse dallo stampare della plastica, tipo lavorazioni per asportazione di materiale, se uno invece di una testina di stampa ci associa che un mandrino con delle punte, con delle feste. Esistono anche degli esempi in questo senso. C'è anche chi ha progettato un meccanismo di estrusione per estrudere pasta tipo materiale per fare la ceramica, che è la stessa poi che potrebbe essere utilizzata per esempio per escludere sostanze tipo alimentari, tipo le paste per fare i dolci. La fantasia in questo campo credo che sia limitata. Io ho finito. E...